senso, perché di consueta forza e velocità, ma poi dopo non... si sono limitati a sbattere, cioè si rendevano conto del non c'è la volontà, il desiderio di migliorare la velocità e delle corse di sacrificio che sono mancate questa sera. Ora attenzione al Monza in avanti con Pessina centralmente all'altezza dei 30 metri, Izzo a destra, parte il cross, la deviazione, il Monza in vantaggio esattamente al 36esimo minuto. Nel corso del primo tempo cambia il parziale allo U-Power Stadium, nel mucchio dei tifosi, anzi dei giocatori monzesi, non siamo riusciti a scorgere il marcatore, veramente molto molto complicato. Mota, grazie a Beppe Lossera, è stato lui, sì, hai ragione tu, a girare di testa il pallone sul cross di Izzo sotto l'incrocio dei pali alla destra di Sommer. Dicevamo, le puntate del Monza in avanti che ha cominciato a crederci ed è stato premiato proprio in questa sua condotta di gioco fino a questo momento. Possiamo dire Beppe Lossera, capolavoro di Alessandro Nesta, però. Sì, preparata alla grande. Dall'altra parte una squadra che si è spenta fino adesso. Ha cominciato molto bene, però minuto dopo minuto hanno perso pazienza, si sono limitati al minimo indispensabile, al compitino, e poi adesso sono stati puniti. Bellissimo gol. Bellissimo gol, cross perfetto, di quelli che appena lo tocchi, sì. Voleva a prendere delle traiettorie benefiche per i portieri, e in questo caso Sommer nulla ha potuto, ha pregato le sue divinità perché quella traiettoria finisse sul fondo, invece è andata proprio ad accarezzare, a togliere le ragnatele sotto il 7 alla sua destra ed è terminato alle sue spalle. Il Monza è in vantaggio per 1-0 e siamo al 37esimo e 15 secondi di gioco nel corso della ripresa. Di sicuro questo non ce lo aspettavamo, Beppe Rossella. No. Diciamo che questa sera al Monza le cose stanno andando di lusso, anche nelle, diciamo, nei dettagli, ecco. Sì, guarda, stavo vedendo Di Marco, si sta toccando il flessore, adesso ho perso il conto delle sostituzioni, ma forse è meglio preservare un po' questa risorsa. Esatto, Taremi, intanto per l'Inter, Correa va sulla sinistra, Carlos Augusto, il cross che parte da sotterra, Dumfries ha pareggiato l'Inter esattamente al 42esimo minuto. Nel corso della ripresa potremmo dire non c'era Di Marco, c'era Carlos Augusto, sì. Ma da quinto a quinto, dai, questa è. E difatti, no, ma io ho guardato Inzaghi, Simone, che ha cambiato la sostituzione, ha portato avanti Carlo Salone, ha lasciato Di Marco dietro perché il terzino. Sì, l'ha lasciato lì, ha spostato in avanti il suo compagno di squadra. Beh, cross, deviazione. Dice che viene a prendersi il pallone, lo porge a sinistra per Kyriakopoulos, sta per inizia in questo momento l'ultimo minuto di partita. Kyriakopoulos che se ne va, termina a terra, guadagna un salvifico calcio di punizione per il Monza. Crampi, però una squadra con personalità, certo, ha giocato veramente con personalità, non hanno mai buttato la palla, hanno affrontato gli avversari anche nell'uno contro uno, in possesso e non possesso palla, con personalità. Grandissimo gol di Motta, è andato in cielo. Sì, è grandissimo. Galliani soffre. Sì, Galliani ovviamente soffre in tribuna, così come soffrono tutti gli spettatori dello U-Power Stadium, quelli di Piedemonzese, quelli di Piedinaterista. Il lancio in profondità di Pablo Marì, Giurice con il petto la tiene bassa proprio per Mota, che può avanzare sul settore sinistro, evita un avversario, si avvicina al limite e poi salta il secondo Kondo al limite. L'arbitro però ha fischiato già un fallo quando, attenzione, il pallone era finito, vediamo proprio a bianco praticamente libero al limite dell'area di gol avversaria, non ha concesso a norma del vantaggio il direttore di gara, ha concesso il calcio di punizione al Monza dal limite dell'area, ma insomma questa è una situazione un po' da rivedere, Sì, perché poi Pessina si è trovato da solo con la palla dentro l'area di rigore. Insomma, questa si trovava di bianco, forse non di vedere, il numero 42, se non ho visto male. Siamo molto distanti qui rispetto al campo. Adesso però insomma la partita si chiuderà, visto che siamo al 49esimo e 30 secondi, abbiamo già superato di mezzo minuto l'ultimo minuto di recupero. C'è questo calcio di punizione dal limite. Pessina sul pallone, mi sembra. Si allontana Mota. Siamo leggermente spostati a sinistra, una posizione ideale per un destro, ma certo potrebbe andare con il giro anomalo Pessina.
scavalcando lateralmente la barriera per poi far rientrare il pallone verso i pali della porta difesa da Sommer all'altezza del montante coperto. La rincorsa da parte di Pessina, 50 minuti sul cronometro, 1-1 il parziale. Sta per partire il capitano del Monza, 4 uomini in barriera per l'Inter, traversone, anzi tiro che parte, supera la traversa, nulla di fatto. Vediamo che su questa azione, infatti è così, l'arbitro chiuderà il confronto. È finita 1-1 tra Monza e Inter al Power Stadium. In questo posticipo della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A fallisce l'assalto alla vetta della classifica, la squadra campione d'Italia, rimane lì in vetta il Napoli di Antonio Conte. Marcatori di questo confronto nella ripresa 36esimo Mota, il pareggio 42esimo di Dumfries, partita molto complicata. Beppe...